conosce bene l'Italia e anche in modo particolare Roma, e noi Jennifer ce l'abbiamo in diretta. Buongiorno. Buongiorno. E allora, cara Jennifer, ti ho definito la pietra dello scandalo. Perché? Perché da quando hai parlato di Ibrahimovic, e qua in Italia le tue parole sono arrivate un paio di giorni fa, è successo veramente di tutto. Perché qua a Roma Ibrahimovic ha un sogno mai realizzato da quando alla Roma Franco Baldini lo consigliò nella seconda metà degli anni 90, niente meno che Nils Lidholm. Alla Roma non è mai arrivato, nonostante pure in seguito Capello provò a portarlo. Ibrahimovic al terzo anno nel Paris Saint-Germain, nessuno pensa più a Ibrahimovic se non come un sogno proibito, ma a un certo punto tu dici e scrivi determinate cose e si torna a parlare di Zlatan Ibrahimovic, e quindi sei la pietra dello scandalo, perché tu non puoi capire quello che sta succedendo qua a Roma, perché si sono Ma innescate una serie di polemiche che adesso tu devi darci conto di quello che è successo. Cosa è successo, Jennifer? no, cosa è successo a Roma non lo so io, ma però bisogna ricordarsi che io non ho scritto che Zlatan sta per venire a Roma. Io ho Ecco. scritto che lo consiglio, gli consiglio di andare a Roma, che per me sarebbe la cosa giusta per riaccendersi un po' dopo 3 stagioni a Parigi, cambiare squadra. E lui, come hai detto tu, non ha mai giocato al sud, sarebbe una cosa bellissima. Però non ha mai scritto che questo succede o che Zlatan lo vuole. È Ecco, una cosa ecco. mia. Oh, E ecco, poi, e qua arriviamo al dunque. se voi fate casino, poi colpa vostra. Brava, hai parlato bene, guarda, hai detto la parola esatta, casino. Questo significa che tu conosci molto bene l'Italia, che conosci molto bene Roma, perché è successo un casino. Perché ci sono dei quotidiani che hanno proprio ignorato quello che è il tuo consiglio. Perché precisiamolo, perché tanti magari adesso iniziano anche a scriverci. Anche ieri su Twitter, no, tu sai benissimo come funzionano i social network. E tanta gente dice o scrive: beh, però se Jennifer Wegerup, tanto l'ho pronunciato bene il cognome, perdonami. Wegerup. Sì, Svedese Wegerup, però Wegerup, difficile. Wegerup, 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 bravo, bravo. grazie, promosso in svedese, mamma mia, lasciamo Sì. stare. Qualcuno dice: ok, essendo comunque un'amica confidente, oltre che giornalista, di Zlatan Ibrahimovic, perché ti dico, le poche volte che ho visto sorridere Ibrahimovic è quando, con te, quando lo intervisti, perché c'è confidenza. Da quanto tempo conosci Zlatan? Dal 2003, quindi più di 11 anni, l'estate 2003, l'ho visto per la prima volta in Ungheria, c'era un evento di sponsor, lui doveva guidare la Formula 3000, era molto giovane, 21 anni, e allora ci siamo incontrati per la prima volta. Ecco, c'è chi dice: ok, se Jennifer Wegerup scrive di Ibrahimovic, consiglia a Ibrahimovic di andare a giocare, di tornare in Italia, magari nella Roma, è perché magari con lei Ibrahimovic si è aperto, ha parlato. Cioè, è soltanto una tua idea o è qualcosa di cui hai parlato proprio con Zlatan? No, no, è soltanto una mia idea. Questo l'ho anche detto ai colleghi che mi hanno chiamato. È ovvio che Zlatan piace moltissimo l'Italia, ci è vissuto 7 anni. Lui non ha scelto di andare a Parigi, lo sappiamo che è stata l'economia del Milan che insomma, sono stati l'hanno dovuto vendere per forza. Quindi sì, Zlatan ha sempre l'Italia nel cuore. E poi non mi ricordo quando, qualche volta mi ha detto sì, mi piacerebbe giocare una volta al sud, abbiamo anche parlato un po' del Napoli Ecco, quella si era volta. parlato un paio di anni Sì, fa di Napoli. esatto, ma non adesso. E quindi, ma questo secondo me è un modo, io conosco molto bene l'Italia, amo l'Italia, è un modo molto italiano di pensare, anche se io dico non c'è niente dietro, è stata una cosa mia, gli italiani non ci vogliono credere perché c'è sempre qualcosa sotto, pensate, c'è Sì, sempre un brava, significato diverso. brava, Però perché non è così, insomma, veramente, questa è stata una mia idea. non devi però mortificarti per questo, nel senso che tu hai espresso una tua opinione su Ibrahimovic, però poi qua in Italia siamo anche abbastanza cervellotici e cerchiamo sempre di capire per quale motivo poi qualcosa non accade, se c'è un retroscena, e quindi il primo pensiero è stato: ok, Jennifer Wegerup è amica, oltre che essere una validissima giornalista che conosce benissimo l'Italia, di
di Zlatan Ibrahimovic, magari prima di dire e scrivere determinate cose, Jennifer ha parlato col calciatore. Questo lo escludi, perché ci stai dicendo, perché noi perché stiamo facendo questo collegamento? Perché vogliamo capire poi come certe notizie, indiscrezioni, rumors si sviluppano, trovano poi un eco incredibile, perché di questo si sta parlando. Cioè, il Corriere dello Sport, come ben puoi immaginare, che sono due giorni che non parla d'altro, andando a fare i conti in tasca alla Roma, perché può arrivare, guadagna la Roma cedendo Destro e c'è lo stesso sponsor tecnico, si libera di ingaggi pesanti e quindi i mezzi economici per prendere Zlatan ci sarebbero. Poi c'è chi dice basta vendere De Rossi, perché qua a Roma De Rossi è uno che spacca l'opinione pubblica, quindi vendi De Rossi, risparmi 6 milioni, eccolo lì, Zlatan si decurta un po' lo stipendio e coi soldi risparmiati da De Rossi arriva Ibrahimovic. C'è poi chi dice no, perché Ibrahimovic verrebbe a fare ombra a Francesco Totti. È successo un casino, sì. Jennifer, è successo un casino. Sì. No, lo so. Ma non per colpa tua, perché siamo noi a essere fatti in modo sbagliato, probabilmente. Tu hai semplicemente espresso un'opinione. Sì, esatto. Sì, no, ma poi ho visto che alla fine è arrivata anche in Inghilterra. Come dove no? Io, tra l'altro, ho lavorato come inviata per 2 anni, quindi so benissimo come funziona il giornalismo lì, anche in Spagna. Uh-huh. Lì scrivono proprio Ibrahimovic vuole andare a Roma. Però mi dispiace un po', perché è un giornalismo anche non serio. Uh-huh. Un conto discutere e citarsi, sì, però proprio scrivere le cose come non stanno, sì, un po' mi dispiace, ecco. E no, non deve dispiacerti, nel senso che se poi a un giornalista italiano viene chiesto un parere su un calciatore italiano importante, per esempio, prima facevo l'esempio di Carlo Ancelotti, no? Che qua a Roma tra i giornalisti ha tanti amici. Se un giornalista romano, amico d'Ancelotti, dice Carlo torna a Roma, Carlo vai al Napoli, Carlo torna, che ne so, al Milan, non necessariamente quella è una notizia, è un parere, però questo era importante precisarlo, perché poi c'è tanta gente che dice comunque sarebbe un'operazione alla Batistuta. È chiaro che se si chiede, si fa un sondaggio, e sono stati fatti i sondaggi come poi puoi ben immaginare, vorreste Ibrahimovic alla Roma, ma la stessa cosa se si chiedesse ai tifosi del Napoli, vorreste Ibrahimovic al Napoli? Forse il 98 o il 99% dei tifosi direbbero sì, magari c'è casca, qua a Roma si dice, Roma tu la conosci molto molto bene. Però la cosa che era importante ieri è che Jennifer Wegerup, giornalista svedese, amica, confidente di Zlatan Ibrahimovic, non ha mai detto so che Ibrahimovic vuole tornare in Italia, vuole giocare nella Roma, ma ha semplicemente espresso un parere su quello che potrebbe essere anche un consiglio. Perché poi ci sono i numeri, ci sono le carriere dei calciatori, questo è il terzo anno di Zlatan a Parigi e solitamente lui più di 3 anni non resta in una squadra. Esatto, poi non è stata una bella stagione fino adesso a Parigi, come sappiamo tutti, ancora nello spogliatoio, insomma, non è la situazione non è ottima. Io conosco bene Zlatan e lo vedo un po' spento, ecco, sempre protezionista, però io penso veramente che gli farebbe molto bene un cambio adesso, farebbe bene anche la nostra nazionale, e per me sarebbe giusto, proprio l'Italia è una squadra del sud così importante come la Roma, che lui è, io insomma mi piace molto tutto il calcio italiano, sì. Però non ha mai giocato al sud. E penso che gli farebbe molto bene. Insomma, non ci starebbe neanche male in una squadra comunque in crescita, in una squadra che comunque qualcosa in attacco vorrà fare. Ok, bello il sud, bello il calcio italiano, Roma città splendida, squadra in crescita. Come hai giustamente sottolineato, ha guadagnato pure tanti soldi, però passare dagli attuali, senza fargli conti in tasca, Jennifer, 12, 13, 15 milioni di euro, a cifre molto più basse per uno che se si mettesse veramente all'asta potrebbe far impazzire qualsiasi emiro, qualsiasi sultano, diventa ancora più difficile immaginarlo, diciamo così, perché dovrebbe veramente decurtarsi lo stipendio, ma di parecchio, non un taglio da recessione, proprio una sorta di, dico povertà, perché povero forse neanche fra 8 generazioni sarà la famiglia Ibrahimovic, però no, esatto. Sembra veramente essere un'operazione, Jennifer, molto molto difficile da potersi sì, io l'ho scritto, però io è importante. Esatto. Dai uno shock a tutti. Noi ci fare, a noi altro di shock, noi parleremo di infarto. Tu parli di shock, noi parleremo di infarto se dovesse arrivare a Roma, te lo dico. Sì. Te lo dico candidamente. Penso che farebbe bene anche il tuo nome, la tua marca, proprio dire guarda,
io, a me piace il calcio, la passione, io non i soldi, insomma, in tutti i sensi, è questo che io ho scritto, sarebbe bene. Ma tu avrai modo, avrai intenzione di sentirlo nei prossimi giorni, le prossime settimane? Ma... No, per adesso no, perché c'è l'ultimo dell'anno, loro sono anche stati a Marocco, anch'io. Come no, sarei come dovuta, no. Sarei dovuta andare, però alla fine poi sì. Casa con le mie due figlie piccole. Ecco, ho visto pure le foto. Sì. e niente, no, quindi non so, vediamo, insomma, ma però so che lui, insomma, tutto questo casino l'ha visto, insomma. Ma mi dici una cosa, per come lo conosci, poi caratterialmente dall'esterno sembra essere un tipo un po' burbero, no? Ma adesso lui pensi che si incazzi con te per il fatto che poi hai fatto questo casino, per quelle che sono le sue prospettive, oppure la prenderà bene? No, ma non, cioè, lui sa leggere, è un uomo molto intelligente, quindi lui sa benissimo quello che ho scritto io, poi sa anche benissimo come funziona. Ah, quindi lo sa? Bene l'Italia. Cioè, quindi lo sa perché lo ha letto? Aspetta, io torno su questo argomento. Lo sa perché lo ha letto o lo sa perché ne avete parlato prima che tu lo scrivessi? Tu richiedi. No, ma sicuramente lui legge, non legge tutto, ma legge, noi siamo il quotidiano principale, certo. È ovvio che lui legge le cose, lui sa bene come funziona, poi come le notizie girano. Quindi come te lo immagini adesso? Marrakesh ieri ha giocato contro la sua ex Inter, hanno vinto 1-0, gol di Cabaye, non ha brillato, lui stava lì col suo bel quotidiano, magari attraverso internet, a dare un'occhiata a quello che si scriveva anche su di lui, e legge di questo tuo pezzo, e chiaramente legge anche le reazioni che ci sono state in Italia, che ha fatto, se sarà fatta una risata, che come l'avrà commentata Slata? No, ma sicuramente le reazioni così forti le fanno piacere, questo lo so, perché Zlatan si è sempre sentito a casa, anche quando è tornato dal Barcellona era felice, insomma, poi era la sua intenzione di rimanere in Italia, come ho detto, quando è stato venduto sì, nel perché 2012, lì sul Milan. Soltanto perché non c'erano più soldi nel Milan, Zlatan non voleva assolutamente... E vabbè, vedi, c'è Daniele che ci scrive: speriamo che gli abbia messo la pulce nell'orecchio, magari dai, quello che ha scritto, il tuo sì. consiglio. Che poi insomma a te ti dà retta, questo va detto, perché anche con alcuni giornalisti si è comportato pure in modo, diciamo, poco urbano per certi versi. Ci sono state delle risposte anche piuttosto piccate. E con te è proprio un agnellino, dando anche a rivedere alcune interviste che hai realizzato, che si possono trovare su YouTube. Con te è proprio non è Ibrahimovic, è Zlatan. No, ma perché c'è fiducia, insomma, ma anche quando l'ho conosciuto da molto giovane, qualche volta abbiamo anche discusso pesantemente, ma secondo me perché con Zlatan bisogna essere non le caculo, se scusate sì, l'espressione. Sì, sì, no, ma rende bene l'idea. La conosce sì, bene no, l'Italia, perché, Jennifer. perché lui non è così. Io quando sono arrivata a fare lo sport venivo dalla cronaca, quindi ero abituata sì. anche ai politici, certo. non bisogna stare lì e pensare, oh Dio, questo è stato di Ibrahimovic, aver paura. E secondo me se lo confronti così riesci insomma a guadagnare la sua fiducia, ecco. E tu l'hai guadagnata e hai espresso un'opinione, era importante, non questo chiarimento, perché non è che stiamo in commissariato sotto torchio da un pubblico ministero, da un magistrato che devi spiegare perché poi in Italia spesso diventiamo cervellotici. Jennifer Wegerup, che abbiamo il piacere di avere in diretta, ha semplicemente espresso un'opinione, conoscere al 2003 Zlatan Ibrahimovic, c'è il rapporto confidenziale che va oltre, ma aiuta anche il discorso professionale del giornalista e del calciatore in questione, di lì a dire Ibrahimovic arriverà alla Roma, da qua a fare i conti, da qua a dire no, se non viene è colpa di De Rossi, è colpa di Totti, e quelle sono le nostre cervellotiche conseguenze di quello che spesso viene vissuto non proprio come uno sport o come notizie, ma come un'esasperazione di tutto. E vabbè, facciamo una cosa, Jennifer, ci aggiorniamo tra qualche tempo, vediamo se magari veramente, come ci scrivono gli ascoltatori, hai messo la pulce nell'orecchio a Zlatan. Magari, oh, chi lo sa, sì, sognare. Sì. Sogno del 2015 del tifoso della Roma, ci lasciamo così, a Zlatan Ibrahimovic, così torni pure a Roma. Esatto, no, ma posso dire una cosa? Io ho scritto oggi, vai. Anche oggi sul giornale, una cosa, allora io ho scritto, guarda che casino che c'è. E proprio questo casino è il motivo perché dovrebbe tornare, perché questo è il calcio in Italia, a Roma, che è così importante. Parigi è una città bellissima, culturale molto, molto grande, però non c'è questa passione per il calcio. Sì, c'è molto casino, come dici tu, però questo è anche bello, insomma, questo è anche un motivo perché io sono innamorata dell'Italia, questa passione nelle persone. E quindi secondo me questo manca un po' anche a Zlatan.
Ibrahimovic, questo piace non poco. Noi ti aspettiamo a Roma insieme a Ibrahimovic allora dal 1 luglio, te lo diciamo Va bene, candidamente, ok? vediamo allora. E nel frattempo ci aggiorniamo prossimamente se realmente ci dovesse essere qualcosa, che lo ripetiamo, al momento non c'è. Jennifer, è stato un vero piacere averti in diretta. Grazie Anche a me, grazie, buon di anno. cuore, buon anno a Jennifer Vegrup.